Ciao amici, buongiorno. È il 23 dicembre, mi trovo in una terra speciale per me perché è la terra delle mie origini, mi trovo in Salento ed esattamente mi trovo a Gallipoli che in questo momento si intravede forse alle mie spalle. C'è una temperatura meravigliosa, un sole e dei colori incredibili per essere il mese di dicembre e un mare assolutamente calmo, sereno, pacato. Ovviamente l'entusiasmo è a mille perché essere al 23 di dicembre con questa situazione è uno spettacolo. Per cui, che dire, adesso colazione, un bel pasticciotto salentino e poi via verso la costa. Allora, eccomi qua, sono arrivato attraverso questa piccola sterrata alla Punta della Suina e questa località che si trova oltre questa pineta. È un posto veramente molto bello, molto, molto frequentato tra l'altro durante il periodo estivo, ma anche in altri momenti dell'anno. Adesso vi farò vedere questa località attraverso una vista dall'alto con il drone. Mi divertirò a farlo volare, ma poi unirò anche delle riprese del mio repertorio, proprio perché offre un'idea anche diversa di come si presenta questo posto durante il periodo estivo. Questa pineta è veramente incredibile. Qui solitamente si gode anche del fresco quando ci sono delle giornate, con temperature molto molto elevate durante il periodo estivo. E se non si fosse visto, io sono qui con la mia Royal Enfield Himalayan, che ovviamente ormai si muove su località montane al pari di località di mare, con la stessa naturalezza, regalandomi sempre delle grandi
delle grandi emozioni. Quindi adesso vediamo un attimino dall'alto che cos'è la Punta della Suina, questo posto incredibile, e poi voglio continuare appunto la scoperta di questo triangolo d'Italia, ossia la cosiddetta Punta del Tacco. Allora, sono arrivato qui in questo posto che viene chiamato i Sette Paesi. Sette Paesi perché nelle giornate pulite, più o meno anche come oggi, si è nelle condizioni di poter vedere da questo piccolo promontorio sette paesi, quindi sicuramente Gallipoli, poi c'è Taurisano, Matino, Alezio e via discorrendo. Non so se effettivamente se ne vedono sette, sta di fatto che questo posto è sempre stato chiamato i Sette Paesi e voglio continuare a chiamarlo così. Si raggiunge percorrendo appunto la provinciale sulla costa salentina, c'è questa piccola diramazione che porta appena appena su e via. Muretti a secco, natura salentina del periodo di dicembre, assolutamente verde, molto diversa da quella che io ho lasciato alle spalle in Lombardia. Adesso continuiamo il giro salentino e andiamo ancora più a sud per scoprire che cosa c'è prima di arrivare a Santa Maria di Leuca, e ce ne sono veramente tante di cose da vedere. Dondolandomi su queste curvette della costa salentina, in certi momenti davvero con nessuna voglia di fermarmi e di godermela, ho già fatto circa 20 km e sono arrivato a Torre San Giovanni. C'è un sole veramente fantastico, è incredibile quanto sia bello vivere questa situazione, quindi con questo sole, questo caldo e questo mare, ovviamente, nel mese di dicembre.
dicevo, sono arrivato qui, ho superato già una serie di località interessanti dove in realtà meriterebbero ognuna una sosta, però in realtà voglio fare questo giro e quindi in alcuni tratti non sto facendo delle riprese, però comunque meritano tutte e ci sarebbe veramente da fermarsi in tanti posti. Ho superato ad esempio il Pizzo dove in realtà dedicherò diciamo un momento ad hoc, ho superato la Marina di Mancaversa. È tutto questo tratto di costa dove si ha questa vista costante sul mare e su questo mare veramente calmo, queste case bianche e muretti a secco, fichi d'India, è veramente molto molto bello, c'è veramente da godersi questa passeggiata in moto su questo tratto di costa. Vedo che stanno arrivando anche altri motociclisti e quindi mi fa piacere e adesso vado a prendere un pasticciotto. Allora, mio padre Pasticciotto salentino. Tanta roba. Meraviglia. Altri 5. Marina di Pali, nel comune di Salve, quindi sono a metà strada praticamente tra Gallipoli più o meno e Santa Maria di Leuca. Sono arrivato qui, c'è qualche pescatore, c'è questo piccolo porticciolo e poi appunto c'è questa torre che sostanzialmente si trova in questo momento completamente immersa nell'acqua, più o meno sarà 15-20 metri dalla costa. Era una delle tante torri salentine costruite per difendere il territorio dall'invasione dei saraceni, praticamente.
e una volta si trovava proprio sulla terraferma, ma a causa dell'erosione adesso si trova completamente immersa nell'acqua. C'è tanta, tanta, tanta bella tranquillità, c'è qualcuno che pesca, qualcuno che fa un po' di manutenzione alla sua barchetta. Thank you.
Allora, ovviamente di fosti per fermarsi e godersi il mare, la sabbia, ce ne sono davvero tanti. Questa è una tappa assolutamente dovuta che io ho fatto sempre e ho voluto fare anche oggi. Mi trovo a Pescoluse, se non sbaglio, subito dopo Pescoluse, la località è questa. E quello che devo farvi vedere in questo momento è esattamente il posto in cui mi trovo, che è questo qui. Una spiaggia fantastica, ma questo non è sufficiente, vi devo far vedere un'altra cosa. Sabbia. Ma quanto è meravigliosa questa sabbia. È una sabbia finissima, incredibile. Si ha voglia ovviamente di essere scalzi e di immergersi in acqua. È veramente spettacolare. Spettacolare. Eccomi qui, sono arrivato a Torre Vado, mi trovo nella marina di Morciano e questo qui è il piccolo porticciolo di fronte alla torre. In questo periodo dell'anno è come se tutto fosse statico, meravigliosamente statico, con una calma incredibile. Il mare calmo di oggi poi amplifica questa sensazione. Eccoci qua. Trovo praticamente una manciata di chilometri ormai a Santa Maria di Leuca
E il mio obiettivo in questo caso è di raggiungere Punta Ristola, che è la punta più estrema del tacco, e quindi voglio andare lì. Ho raggiunto il posto spettacolare che volevo raggiungere, un posto che ha un grande significato dal punto di vista geografico, un posto a cui sono particolarmente affezionato perché me lo sono vissuto in tantissimi, tantissimi, tantissimi momenti in modo diverso. Mi trovo ai confini del continente europeo. È come se fosse questo il capo sud d'Europa, ma purtroppo in questo caso non c'è un mappamondo o qualcosa del genere che lo indica. Bisogna conoscerlo, bisogna guardare la cartina per rendersene conto. Qui, diciamo, l'unica cosa che in qualche modo si fa notare di più è il tricolore che ormai è consunto dal vento dopo tantissimo tempo, che credo proprio stia ad indicare il limite appunto del continente europeo e la punta più a sud d'Italia, perché mi riferisco a Punta Ristola, che in realtà, contrariamente a quello che si pensa, Punta Miliso, Punta Ristola, è effettivamente la punta più a sud d'Italia. Ed un'altra particolarità di questo posto è che sostanzialmente è il limite idrografico tra il mare Ionio e il mare Adriatico. Allora, eccomi qua, ho unito a Gallipoli il primo punto, che è Santa Maria di Leuca, e qui sono sostanzialmente poco distante da Punta Ristola, dove ho fatto le altre riprese. Qui siamo al santuario Finibus Terrae e praticamente qui c'è questo faro che dovrebbe essere, credo, alto circa 100 metri, 102 metri, non ricordo molto bene. Questo posto è costantemente, credo, baciato dal sole. Questi mattoni di tufo sono già molto gialli, ma il colore, ovviamente i raggi del sole, rendono tutto molto più intenso. E questi archi ovviamente poi completano l'opera, perché creano praticamente lungo tutto il perimetro degli scenari molto belli e dei giochi di luce incredibili, di ombra e di luce molto belli, soprattutto in determinati orari. Lungo la costa ovviamente ci sono già un po' di contaminazioni medio orientali, lo si vede da alcune costruzioni, da alcuni archi.
eccomi qui, ho lasciato Santa Maria di Leuca alle spalle e sto camminando sul ponte del Ciolo. 40 metri di altezza, 60 metri di lunghezza. Sono praticamente su questo vasto canyon che è creato dall'azione erosiva del mare e del vento nel corso dei secoli. Questa è una meta per gli appassionati di tuffi, che solitamente si lanciano proprio da lì. Un mare strepitoso, e lì si intravede anche una piccola grotta, e l'altro lato, e questo è l'altro lato del ponte del Ciolo. È davvero imponente questa roccia. E come si è visto, è cambiato completamente lo scenario non appena ho svoltato l'angolo d'Italia, quando praticamente ho lasciato alle mie spalle Santa Maria di Leuca per dirigermi qui, proprio perché la costa molto molto rocciosa, ovviamente più alta, è diversa, e quindi offre praticamente degli scenari sul mare spettacolari. Questo locale con questa vista è davvero incredibile. Lì si intravedono dei tavolini, degli ombrelli, dei tavoli, delle capanne che sono state create, e gli immancabili fichi d'India. E questo è quanto. E quindi termina qui questo mini tour salentino della costa occidentale. E quindi ho unito due punti, Gallipoli e Santa Maria di Leuca, andando un pochino oltre fino qui al ponte del Ciolo. Ho voluto fare le cose con relativa tranquillità, ma ovviamente saltando tanti posti che meritano di essere visitati e consiglio di visitare, perché ogni insenatura regala ovviamente scenari, viste completamente diverse, posti assolutamente sperduti che meritano di essere vissuti. Quei pochi posti, diciamo, che noi abbiamo nella nostra penisola e ancora abbastanza, diciamo, isolati, un po' selvaggi. Questo è il Salento, questo è il lato occidentale del Salento. Mi piacerà appunto nei prossimi giorni a questo punto raccontare l'altra parte del Salento. Se vi è piaciuto, ovviamente vi ringrazio se mettete un mi piace a questo video, e vi ringrazio il doppio se decidete di iscrivervi anche al canale Wanderlust. Grazie, ciao, a presto.